Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale, oggi un nuovo video. Questo è un video di un Face of the Day, ma è un trucco che ho realizzato appunto per le festività natalizie, perché voi magari dalla camera non mi vedete, ma dopo appunto vi ingrandirò i particolari. Praticamente è un video dove ho fatto un make up natalizio utilizzando veramente pochissimi prodotti, in quanto mi sono incentrata tutto su utilizzare la palette di Essence Party Look, perché la volevo testare. Quindi ho detto vabbè, ci posso fare un video così lo faccio vedere alle ragazze nel frattempo. Allora, vi faccio vedere i prodottini che ho utilizzato. Sono veramente pochi. Partiamo con la base viso. Allora, in primis ho utilizzato la Matte Base Correction Primer di Kiko, che è la base appunto con effetto mattificante. Come potete vedere è bianca e mi piace veramente tanto, una delle mie basi preferite. Come correttore ho utilizzato il Full Coverage con Clear nella colorazione numero 3 di Kiko, che come potete vedere è una colorazione molto adatta alla mia pelle. Se vedete, si unisce molto bene al mio colorito. Come fondotinta ho utilizzato questo nuovo fondotinta della Max Factor, che si chiama appunto Miracle Touch, e come potete vedere è un fondotinta in mousse che ha un packaging carinissimo, perché come avete visto si apre per prelevare il prodotto e poi nell'altra parte ha la spugnettina. Io l'ho applicato con la sua spugnettina perché è molto comodo, anche perché appunto quest'anno per fortuna non ho da coprire molti difetti. Per finire, per tamponare il tutto come cifre, ho utilizzato questa qua che è la Mosaic Powder della New York Color, che come potete vedere è anche abbastanza al termine, cioè si è anche staccata dai bordini perché appunto sta per terminare, quindi sono felice così. Poi passiamo agli occhi. Come base occhio ho utilizzato questa che è la Bright Eyes Top Coat di Kiko, e che non mi piace tantissimo, però la voglio terminare, quindi sto utilizzando questa, perché come vedete è una base praticamente brillantinata, quindi non è adatta se si vuole fare un trucco matte. Tipo ora per le feste mi può andare bene, però generalmente no. Nella rima interna dell'occhio ho messo questa matita nera che è la Super Shock di Avon, che come potete vedere è diventata piccina, e quindi lasciamo perdere, cioè la sto terminando, mi dispiace perché mi è piaciuta tantissimo. Nel frattempo, mentre mi asciugava la base degli occhi, ho fatto le sopracciglia con questa combinazione. Ho utilizzato la matita blonde di Avon e il gel per sopracciglia della Essence. Tra l'altro, come avete visto, la matita blonde di Avon è quasi terminata e ve ne parlerò poi in un altro video, perché a me non mi è piaciuta proprio per niente. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, per quanto riguarda gli occhi, invece ho utilizzato questa palette, che è la appunto Essence Party Look Makeup Box. La palette, come potete vedere, è composta da 8 ombretti, un pennellino che ovviamente non uso, ma finché non esce lo lascio lì, poi un illuminante e un blush molto luminoso e 2 gloss. Allora, per fare la base dell'occhio ho utilizzato questo colore che si chiama You Nude It, ed è veramente molto carino. Poi ho ripassato e l'ho steso, scusatemi, sia sulla palpebra mobile che sulla palpebra fissa. Poi solo sulla palpebra mobile ho steso questo bronzo che si chiama Gore for Bronze, ed è molto bello, molto delicato. Poi nella piega dell'occhio sono andata a mettere questo Dare to Wear, che è questo nero bellissimo, cioè mi piace veramente tanto. E sotto l'arcata sopraccigliare sono andata a utilizzare questo colore che si chiama Snowball, che è questo bianco tutto brillantinato, carinissimo, veramente carinissimo. Come mascara ho utilizzato questo qua di Debbie, che è il 100% volume extra, che ha questo scovolino, come potete vedere, molto grosso, però mi piace molto perché effettivamente volumizza molto le ciglia, come potete vedere anche nei miei video.
e nell'ingrandimento che vi faccio, che vedrete, che avete già visto, che vedrete a fine video. Poi, come blush sono andata appunto ad utilizzare questo rosato qua, che si chiama Keep Calm and Glam Up, mentre come illuminante appunto sono andata a utilizzare il B Queen B, che è veramente carinissimo, cioè molto molto sbrilluccicante come potete vedere, è molto molto carino. Per terminare il tutto, ragazzi, sono andata a fare il contouring con questa Maxi Terra qua di Deborah, che se devo essere sincera a me piace molto. Come potete vedere è una cipria matte, come già vi ho detto tante volte, era una cipria che sopra se conteneva dei brillantini, però una volta terminato il primo strato i brillantini non ci sono. Per finire, come gloss sono andata ad utilizzare questo, che è il Keep Calm and Glam Up, che è questo colore aranciato qua, molto 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 carino come potete vedere, ed mi piace molto, cioè come potete vedere mi ha lasciato un leggero ruscio sulle labbra, però appunto l'ho messo perché volevo realizzare il trucco solamente con questa palette. Bene ragazzi, allora il trucco è terminato, io spero che il video vi sia piaciuto, spero di esservi stata utile, spero che questo trucco molto semplice, questa nuova piccola proposta per il Natale vi sia piaciuta, vi mando un bacione enorme a tutti e al prossimo video, ciao!